sono finite oggi, loro di emozioni ne hanno regalate tantissime attraverso le voci di Mina, attraverso quella di Adriano Celentano, ma adesso tornano ad essere i papà di quei testi e di quelle musiche straordinarie, gli Audio 2. C'è un po' banali, io direi quasi prevedibili e sempre uguali. Sono fatti tutti così, gli uomini e l'amore. Come vedi tanti aggettivi che si incollano su noi, dai che non siamo poi cattivi. Guardate, posso dire la verità, ma glielo possiamo fare un altro di applauso? È mezza nella nostra vita, guardate, straordinari, grazie, grazie. Straordinari. Un attimo che mi... Prego, prego, mi non vi preoccupate, noi siamo discreti e quindi cominciamo a parlare. Ha perso qualche cosa? Avevo perso qualche cosa. Per carità, lei si accomodi, tutto. Si accomodi, intervallata adesso. Un po'. Funziona? Gianni ed Enzo, amici di una vita e da una vita, ma voi da piccolini eravate dirimpettai, che cos'è questa storia? Abitavamo, sì, più che dirimpettai, abitavamo nello stesso palazzo, stesso palazzo. Fabbricato. Al quale si accedeva da due traverse parallele, quindi dai due portoni opposi, praticamente due palazzi opposti, e quindi io non sapevo che lui abitasse lì e viceversa, chiaramente. Quindi è stata veramente una combinazione il fatto che poi siamo ritrovati
in questo stabile con la, avendo la stessa passione, con gli stessi gusti musicali, sta fissazione Enzo. La stessa scuola praticamente, scuola, esatto. Ma voglio dire, voi non è che avete fatto, cioè Enzo soprattutto tu, il conservatorio? No. Ma com'è nata questa noi passione? Non abbiamo studiato musica, ma è stato tutto un veramente un amore con la musica a prima vista. E quando abbiamo incominciato a suonare la chitarra, abbiamo, almeno personalmente, e credo anche lui, abbiamo iniziato a scrivere delle canzoni, che era la cosa più naturale che ci veniva di la fare. La prima volta che hai tenuto in mano una chitarra, quando è stato? Avevo 15 anni. Avevo 15 anni, quindi è la prima cosa che ho fatto dopo aver imparato qualche accordo da un libretto. Io ho fatto lo scout, il boy scout, e quindi da quella rivista. È un bravo ragazzo. È bravo, sono ragazzo. Un bravo ragazzo. ho imparato, ho scritto una canzone. Gianni, voi pure, ecco, intanto sfogliamo il vostro, guardatevi, guardate questa foto, è spettacolare, cioè di belle speranze, un po' diverse sua. Come eravate a casa dei miei genitori. Era la traversa parallela. Dove l'avete presa questa foto? Ma noi arriviamo ovunque, se io vogliamo. L'ho data io. Esatto, arriviamo ovunque, questa è casa tua. Ma io sembro, ti piace? Non so, sembro un albero. Guardate, veramente, devo dire che siete meglio adesso, ve lo posso dire, mamma quasi mia. Quasi. Quando è che avete capito che valeva la pena provarci seriamente, Gianni? Ma noi siamo sempre stati convinti, insomma, nel senso di che quello che facevamo pensavamo fosse potesse essere di gradimento, perché credevamo molto nella sensibilità che applicavamo, no? Nell'istintività che applicavamo nello scrivere le nostre canzoni. Quindi quando scrivi le cose col cuore, con grande passione e grande sentimento, in ogni caso c'è cioè, un'equazione, un sistema di primo grado, cioè fai una cosa bella, arriva. Prima deve o poi arrivare. Arriva. Deve arrivare, sì, deve arrivare, perché se tu hai una, insomma, dispone di una certa sensibilità che ti consente di scrivere le canzoni, ovviamente chi ascolta più o meno può avere la stessa sensibilità. L'unica però differenza è chiaramente chi ascolta magari non scrive canzoni rispetto a noi, in sostanza. Gianni, però ricordo una cosa, erano i primi anni 90, all'improvviso in radio irrompe questa canzone, tutti quanti dicevamo, ma questo è un inedito di Battisti, è sotto mentite spoglie, c'è cioè qualcosa. Poi finalmente arriva la paternità di questa canzone, erano gli Audio 2. Quando ti sei accorto di avere una voce che è veramente identica a quella di Battisti? Ma nella immediata fase di trasformazione da bambino ad adolescente, sai quando ti cambia la voce, no? Insomma, e quindi stiamo parlando del 75-76, sono 40 anni che io canto con questa voce. Quando è venuto fuori, diciamo, quel 40, non è che ho adattato le mie corde vocali. Quindi, no, assolutamente no. Ovviamente quando è venuto fuori il nostro primo disco, che fu pubblicato nel 93, tutti quanti, ecco, un po' come te, ma sembrava qua, ma chi è, sì, Battisti, sì, ma che fai, ma copi, no? Dico, io non copio, sono già quasi 20 anni che canto così, ero ragazzo nel 93, per dire, esattamente. Quindi è una storia che ci rappresenta da sempre, ed è stata veramente una casualità, e ovviamente adoravo e adoro Battisti come lui, ma come beh, che non si può gran non parte adorarlo, Italia, diciamo, è impossibile, perché sono lui rappresenta per me il Mozart del Novecento, cioè, vuol dire, siamo un'istituzione veramente musicale impressionante, no? Insomma, quindi sicuramente come tanti altri nostri colleghi, anche più blasonati di noi o più noti di noi, ormai posso dire, hanno in ogni caso assorbito e anche dichiarato c'è una scuola di essere che stati influenzati, esatto, da Battisti. Quasi tutti, ovviamente, cioè, lo dice Vasco. Dice Vasco in un programma a un certo punto, 2 anni fa, io Vasco dice, probabilmente se non fosse nato Battisti non ci sarei neanche io. Il che è una grande umiltà anche poterlo ammettere, poterlo senza non, alcun non dubbio, nascondere. Senza alcun dubbio. Anche Enzo, Baglioni. Il successo non è arrivato subito. Voi avete fatto tanta gavetta, avete anche fatto, da bravi padri di famiglia, avete detto un momento, qua bisogna portare il pane a casa. Pane a casa, e quindi 100.000 lavori diversi, non niente a che fare con la musica. Perché insomma la pagnotta doveva arrivare. E poi, sulla vostra strada arriva Mina. Sì. Ma dico, due mezzi matti come voi, che ancora facevano fatica a sbarcare, cioè non vivevano ancora di musica. Al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti, ecco, era vera questa cosa. Era un problema serio. Lo pigliavate in 30. Era il 27, se non erro, mi pare. Ma non ci arrivavamo, perché già al 18 io chiedevo gli anticipi. Esattamente, l'anticipo dello stipendio. Come diamine vi arriva in mente quest'idea, Enzo, di arrivare a Mina? Ma stavamo una volta in treno, e eravamo andati a Milano per le nostre solite girovagare tra le case discografiche,
dell'epoca, con la famosa cassettina, non c'era ancora il CD, bellissimo, c'era la cassettina magnetica praticamente, che tu 20 cassettine messe in tutte le tasche dei giorni possibili e voilà, tutte come in copia, no? Cioè della sera veramente avevamo questo ti serve insomma, cosa ti serve un po' no. Devo intervenire, scusate, cosa ti serve? Specifica. Mi sento quello della stazione di Napoli. Quindi accendino l'orologio. Si è capito che siamo napoletani tutti no, e tre, forse sì, non senso, lo so. Non si è capito, nel si è senso, capito. Nel senso che magari, sai, se il discorso si apriva a livello di autore, ecco, magari ti serve un brano lento. Aspetta, via, cosa ti serve? Per... Sì, sì, un brano lento. Siccome fammi sentire un attimo la voce, come canti? Ah, aspetta un attimino, questa fa per te. Ci chiudevano le porte in faccia un po' tutti, praticamente appunto dicevano la cosa che il cantante somigliava troppo a Lucio Battisti, queste robe qua. Alla fine, ritornando da Milano, in treno, avevamo questa canzone Neve, che avevamo scritto praticamente, perché poi la storia di Neve è che è scritta per una vita nuova, un bambino, una bambina che sta per nascere. Aspettavate tutte e due? Tutte e due. Contestualmente, io, sì, mia figlia, con qualche mese figlio di differenza c'erano queste... E quindi automaticamente abbiamo pensato, disse lui, beh, abbiamo sta canzone che secondo me è molto idonea per Mina. Io non ci avevo pensato per Mina. Ma io ebbi una sorta di visione, lui si ricorda benissimo. Al ritorno di uno dei tanti viaggi inutili, perché insomma artisticamente dicevano sì bravissimi, però c'è Gian Battisti, dico, ma che c'entra Gian Battisti, sono brani inediti, certo, insomma ogni nota è perfettamente diversa, insomma. Quindi presa dalla disperazione, insomma, mi ricordo in questo treno sul Milano-Napoli io ebbi personalmente, lui se lo ricorda benissimo, proprio la visione di Mina tipo versione 1970, sai, quando aveva insomma questi vestitini corti, no? Trucco, cioè, anni 70, questo, che stava in un programma, non mi ricordo, io la vidi proprio che cantava Neve, cioè la vidi come se il pezzo già l'avesse fatto. Si consegna, la vidi così, di senso, ma non pensi per Mina, ecco. Dico sì, ma rivolgiamoci a un artista, casa, in ogni caso insomma, un artista che abbia una sensibilità più le spiccata. Le lasciate la cassetta, perché attenzione, questi matti lo fanno, danno la cassetta e poi un giorno come tanti, Gianni, perché eri tu, sì, vai a lavorare, torni dal lavoro e ovviamente... Chiamo lui, sì. Esattamente. Che cosa succede? 40 giorni dopo? Un mese e mezzo? Allora, 2 gennaio 92, ecco. 17 febbraio 92. Perfetto. Tenete bene a mettere l'anno, questo si ricorda tutto, un altro capolatore. No, io così, che devo fare? Anche cose che non mi servono, mi ricordo. Come è andato il lavoro, come non è andato il lavoro. E io torno a casa dall'ufficio, a un certo punto dice, ha chiamato la mia ex moglie, chiaramente, ci ha chiamato tua sorella Anna Maria, dice, voleva? Poi ha chiamato Nunzia, la moglie di Alfredo, ma questa cosa mi è rimasta impressa, che era una coppia di nostri amici dell'epoca. Diceva, va bene, io tortellini, sì, già freddo, no? Tortellini mangiavo questi tortellini, mi piacciono tanto. E poi ha chiamato un'amica tua. Ecco, un'amica tua. No, io non ho le amiche, dico. Ecco, mia, cioè, se ce le ho non me le ricordo, ecco, dico. Eravamo sposati da poco, già cominciai. Dice, come no? La voce è bellissima, parlava un tono centosettentrionale. Ma chi è questa amica? Mia a Milano? Si è lasciata pure a Napoli, ma a Milano non esiste proprio. Cioè. Ma veramente, cioè io non avevo più pari idea. Dimmi almeno come si chiama, io ti dico se la conosco meno, insomma, questa donna, sta ragazza. Ma non mi ricordo, insomma, tutta infastidita, sai, tu sono le donne, no? Ovviamente, giustamente, sono le donne. Le viene in me. Sì, mi pare Mazzini. Sapete che Mina, insomma, Anna Maria Mazzini. Io rimasi come Giuseppe Mazzini. Ecco. Per capire bene, insomma, se il cognome era quello. Per essere sicuro. Ma guarda, c'è una cosa incredibile. Resto, mi ricordo questo cucciaio col brodo che c'è così. Mazzini, dico Maria. Dico, ma hai capito chi è? Dico Mazzini, ma ti rendi conto chi è Mazzini? No, ma chi è sta Mazzini? E Mina, dico, è Mina, oddio che caldo, come si fa? Che caldo, ho parlato con Mina, quasi l'ho trattata, ma... Cioè, guarda, il cosa l'hai detto? Dopo, cosa l'hai stiamo detto? Morendo, il giorno dopo non vai a lavorare,
giornata di ferie, giornata di ferie, mi organizzo con la mia bacheca, portacenere, con le sigarette, il caffè, intanto un, sai, vecchia romana, mi ricordo, sì, cioè, mi ha preso dall'emozione, certo, più che altro. E ogni tanto alzavo il telefono, dico, fammi vedere, ah, ci sta la linea, mi ricordate, ogni tanto la linea non c'era mai, scompariva. Mi assicuro che la linea c'era, quindi era presente, tutto il giorno non chiama. Dico, se becco questo mi ha fatto sto scherzo, è cioè chiaro, mi incavolo sul serio, perché non si gioca con queste cose. No, un ragazzo dopo 10-15 anni insieme a lui gira l'Italia e non succede niente. E invece? Il giorno dopo ancora, il terzo giorno vado in ufficio, torno la sera, alle 8 di sera arriva questa telefonata. Arrivo, alle 20. Alle 20. Guarda, alle 20. Un po', che combinazione. Alle 20, alle 20. Ovviamente io questo telefono sembravo Fracchia, non riuscivo più a parlare. Dico, c'è Gianni? Dico, sì, ma chi è? Sono Mina, cioè lei, in prima persona. Non è che passa tra segretariato, ufficio, uffici, no, lei. Che cosa vi dice? Cioè, lei era Mina, io ero uno qualsiasi, chiami a casa della gente, cioè la impressionante. La vera grandezza e l'umiltà. Sì, perché chi è grande non ha bisogno di esaltarsi, e lo allora sa. Direi una cosa, inizia poi la seconda vita, o forse la vera prima vita degli Audio 2. Noi facciamo una cosa, per una casualità. Noi oggi siamo a Napoli con la nostra Antonella Ventre. Un po' di profumo di mare che entra nello studio, profumo anche di famiglia, della cucina. Andiamo ad Antonella e poi torniamo qua. Ci andiamo? E certo, non ci muoviamo da qui, ma ci andiamo, andiamo.
ma sei, sei come la neve, sei che tocchi e sciolta già e non sai più. Sei nella mia mente, sì, solo nella mia mente, sì, solo nella mia mente, son vago nella mia mente. I talenti, quando si poggiano sulle fondamenta salde, umane e artistiche, non tramontano mai. Fabio, ma che appuntamenti possiamo dire? Ecco, arriva appuntamento San Mauro Mare, provincia di Formicesena, 1° luglio. È solo l'inizio! Solo l'inizio. Solo l'inizio. Il tour inizia appunto da... Tornate da noi, perché abbiamo ancora tanto da raccontare. C'è il mio medico e noi ci mettiamo sull'attenti quando c'è Monica Di Loreto. Grazie, grazie. Audio 2. Grazie, 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 grazie tutti.